Ciao a tutti, vorrei provare a fare uno di quegli esperimenti un po' borderline, un po' così al limite. Chi ha seguito altri video mi avrà sentito dire forse che non sono proprio incline a seguire test audio sul web, insomma ci sono tantissimi fattori in mezzo, non che non siano attendibili, ma insomma ci sono molti fattori. Vorrei provare un po' per gioco a farvi ascoltare una chitarra estremamente economica, questa è una F dot A1, non so neanche che chitarre ho in realtà, ecco, questa è la verità. È una chitarra molto economica che però ha un rapporto qualità-prezzo ottimo per quello che mi riguarda, è una chitarra che ho consigliato spesso a chi comincia e deve comprare uno strumento e magari no, anche all'inizio soprattutto non ha possibilità o voglia di spendere troppi soldi. Ma non era questo il discorso, perché non voglio fare pubblicità a questa chitarra, ma è quella che ho per fare la prova, è questa qui. Allora, l'ho accordata aperta, vorrei provare, ma in effetti devo poi sentire qual è il risultato audio. Vorrei provare a far passare questa chitarra per uno strumento più importante di quello che è, magari ritoccando un po' il suono, aggiungendo un bel riverbero, quello che si fa normalmente quando si vuole dare un po' più di importanza, no? A un suono, perché una chitarra molto bella, registrata male, con interventi di equalizzazione o altro non adatti, rischia di suonare non bene come ci si aspetterebbe, no? Invece, siccome siamo nell'esempio contrario, provo a suonare una mia composizione, insomma una parte, una piccola parte di una mia composizione, ma lavorando sul suono, in post produzione ovviamente dopo averla suonata, quando voi non mi vedete per fortuna vostra, cercando di dargli, no, come una già bella donna che si trucca e si dà ancora più, si mette un bel vestito e si prepara ad uscire. Vediamo se qualcuno poi le chiede di uscire. Per la cronaca, se fosse interessante, la chitarra non è in accordatura standard, ma è in sol aperto con do al basso, quindi è una nota piuttosto profonda. Quindi siamo, abbiamo do, sol, re, sol, si, re. Che altro dire? È più un gioco che altro, non voglio né far sembrare una cosa che non è, né dire non credete a quello che ascoltate. È soltanto un gioco, un modo per mettere sul piatto diversi elementi, no? E far capire quello che c'è dietro, a volte quello che si può fare, che non si può fare, insomma, far rendere le cose magari in un modo più giusto o meno giusto. È così, soltanto uno spunto di riflessione fatto per giocare.